Boschi e foreste, secondo i dati regionali, coprono la metà del territorio dell'Umbria. Un record mai raggiunto negli ultimi tre secoli. Un raddoppio di estensione rispetto alla metà del Novecento. Sarà quindi una passeggiata lungo un agevole sentiero ombreggiato a portare il cuore verde verso gli obiettivi di gestione sostenibile e uso efficiente delle risorse naturali previsti dall'Agenda 2030 dell'ONU? In Italia ci sono 11 milioni di ettari di boschi, una superficie quasi raddoppiata nell'ultimo secolo, che corrisponde a un terzo del territorio italiano. Soltanto il 20% viene gestito attraverso un piano di gestione che ne determina gli obiettivi a medio e lungo termine. Mantenimento della biodiversità, conservazione degli ecosistemi, monitoraggio del dissesto idrogeologico, monitoraggio del rischio di incendi e anche produzione del legno. Questo è 2030, la resilienza del legno, un podcast di Marco Paganini. Il 12° goal dell'agenda ci racconta di come andrebbero utilizzate al meglio le risorse naturali. Un tema posto in tempi non sospetti, in un 2015 che per le questioni connesse alla disponibilità di materie prime e di combustibili sembra davvero molto lontano. Il 38% del territorio italiano risulta, secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, coperto da boschi. Un risultato che ci vede primeggiare su Germania e Svizzera, paesi che nell'immaginario collettivo sono pionieri delle buone pratiche ambientali. Leggendo tra le righe, l'Istituto ci riporta presto alla realtà, mettendo in luce che la rilevante estensione boschiva è legata principalmente all'abbandono delle aree agricole marginali di collina e montagna, che vengono colonizzate dagli arbusti e poi dagli alberi. Il bosco, quindi, è una risorsa da conservare e proteggere, ma allo stesso tempo valorizzare anche da un punto di vista economico, per attivare quindi quelle economie circolari anche di filiera molto corta all'interno di territori che molto spesso subiscono un po' lo spopolamento. Per quanto possa apparire paradossale, avere tanti boschi non è dunque necessariamente un bene. Anzi, quei numeri vengono utilizzati e spalmati sul territorio dei comuni per dimostrare che ci sono molte aree verdi, dimenticando che tutte quelle fronde si muovono al vento in cima alle colline o nel profondo delle vallate, molto meno all'interno delle città. Legambiente, nelle 10 proposte per l'utilizzo sostenibile dei boschi italiani, suggerisce di creare foreste urbane per rigenerare le città e combattere il cambiamento climatico, valorizzare la produzione del legno domestico, aumentare l'utilizzo del legno nei processi produttivi, impiegare scarti e prodotti agroforestali per produrre energia. E di paradosso in paradosso sembra quindi che per tutelare le foreste gli alberi andrebbero tagliati. Più o meno è così, ma c'è taglio e taglio. Quello che un approccio agenda 2030ista imporrebbe è solo un poco più complesso. Si tratta di seguire i sentieri virtuosi e i progetti più lungimiranti. Il Trentino, per esempio, ha lanciato Energia dal Legno, che mira ad alimentare le centrali di teleriscaldamento con i prodotti delle foreste, prelevati in base a piani comunali che indicano quali piante tagliare e come garantire la rigenerazione delle foreste e una equilibrata selezione del disboscamento parziale e temporaneo. Filiera corta, diciamo così, dal punto di vista normativo si intende una filiera in cui la biomassa viene prodotta nell'arco di 70 km e stiamo cercando appunto di valorizzare questa ricchezza che c'è sulle nostre montagne e evitando di dover utilizzare combustibili fossili o dover importare legna da altre parti. È una filiera che porta molto lavoro ed è un lavoro, diciamo, sul territorio, gente del territorio che può usufruire di questa ricchezza che abbiamo nei nostri boschi. La gestione e la manutenzione dei boschi serve anche a dare seguito ad un altro obiettivo dell'agenda, ossia lo sviluppo e il turismo sostenibile per creare posti di lavoro e promuovere cultura e prodotti locali. Già, perché se i boschi vengono abbandonati si trasformano, non troppo di rado, in impenetrabili labirinti di piante spinose, rovi e cespugli piuttosto inospitali, ottimi per dare rifugio ai cinghiali, ma piuttosto poco attraenti per camminatori, biker ed amanti del trekking.
Prelevare tronchi dalle foreste per ricavarne tavole e combustibile per le stufe rientra dunque in una buona prassi ambientale e alimenta corrette filiere economiche? Tolti gli esempi di riciclaggio creativo, ossia di chi pone goliardicamente in vendita un secchio di cenere indicandolo come legna da ardere usata solo una volta, sembra si possa rispondere in modo affermativo. Che poi nemmeno la combustione blocca le buone pratiche e l'economia ambientalmente circolare. La cenere di legna può essere utilizzata come fertilizzante e rappresenta anche un piccolo segnale di rispetto verso quei boschi che forniscono legname e dunque calore. Riportare la cenere in una foresta, se per farlo non bisogna percorrere decine e decine di chilometri, rappresenta un segnale di rispetto e di attenzione verso la natura. Secondo l'Istituto Federale di Ricerca Svizzero, per garantire una gestione sostenibile dei boschi occorre limitare il prelievo di sostanze nutritive al solo legname, oppure prevedere un riciclaggio delle sostanze nutritive sottratte per mezzo della restituzione delle ceneri. Il continuo sfruttamento dei suoli forestali durante i secoli ha comportato la perdita di nutrienti del suolo che la cenere contribuisce a restituire, agendo anche contro l'acidificazione del terreno, evitando anche di andare ad affannare ulteriormente il sistema di raccolta dei rifiuti. Si prende legna e si restituisce cenere. Un gioco a somma positiva, uno scambio vantaggioso per noi e alla fine anche per il bosco. Le attività selvicolturali non sono in contrasto con le altre funzioni del bosco, come la tutela della biodiversità, la conservazione del paesaggio, la fruizione turistico-ricreativa o la mitigazione del cambiamento climatico. Scambio e condivisione che l'Umbria potrebbe mutuare anche da esperienze come Forest Sharing, una piattaforma digitale sviluppata all'interno del Dipartimento di Scienze Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze, in cui i proprietari di boschi si incontrano tra loro e con le imprese e i professionisti che lavorano con gli alberi, realizzando una comunità che permette di creare valore da boschi abbandonati o non gestiti. Tutto ciò per la valorizzazione sostenibile del patrimonio boschivo attraverso l'aggregazione dei terreni forestali e l'attivazione di processi di economia circolare e condivisa, in cui il proprietario forestale mette a disposizione i terreni e sceglie le modalità di gestione, come taglio del legname e valorizzazione ricreativo-turistica. Proprio quello che non avviene in molte aree boschive della regione, in cui le foreste non ricevono manutenzione e subiscono l'oltraggio del criminale abbandono di rifiuti e masserizie. Una disattenzione davvero singolare, soprattutto alla luce della crisi energetica che ha dimostrato anche ai più distratti quanto siano preziosi il legno e i suoi derivati, e quanto sia auspicabile poter disporre di fonti energetiche autoctone grazie alle quali porsi al riparo da traumatiche impennate dei prezzi delle materie prime e dei combustibili. Risulta singolare che una regione in cui piante spontanee e aliene coprono ampie porzioni di territorio non sia nelle condizioni di avere legna e pellet in piena disponibilità ed a costi competitivi. La pianificazione forestale ci dice che potremmo tranquillamente avere il triplo dei consumi e non intaccheremo il patrimonio boschivo, ma solo l'incremento dello stesso. Aumentare il consumo di biomassa locale sarebbe intanto molto importante anche da un punto di vista climatico, andando a sostituire delle fonti energetiche fossili con energie rinnovabili. E soprattutto anche in questo periodo storico in cui i costi della materia prima, i costi energetici sono così alti, questo si potrebbe tradurre in un risparmio diretto per le amministrazioni locali. Un risultato che si potrebbe raggiungere con foreste gestite e non abbandonate, che poi è anche l'obiettivo della Strategia Forestale Nazionale, un piano ventennale approvato ad inizio 2022 per dare attuazione alla Strategia Europea per la Biodiversità e alla Strategia Forestale 2030. Molte strategie per un solo target: portare l'Italia ad avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane. La Strategia Forestale Nazionale
come spiegano dal Ministero dell'Agricoltura, incentiverà la tutela e l'uso consapevole e responsabile delle risorse naturali, con azioni orientate alla sostenibilità e alla collaborazione. Azioni concrete come quelle del progetto Tutto Umbro, chiamato Wood for Green, che si propone di trasformare l'Umbria verde attraverso il valore trainante dell'innovazione, aprendo all'economia circolare e valorizzando le molteplici filiere del legno. Tutto parte dalla gestione sostenibile delle foreste in un'area di circa 70.000 ettari. Si prosegue con la trasformazione del settore agricolo, puntando sull'arboricoltura come strumento redditizio e capace di ricucire gli spazi tra le città. Wood for Green parte da un caso concreto, quello di Pietrafitta, con la sua ex centrale e le aree da bonificare e rivitalizzare, anche attraverso una filiera che punti sulle energie rinnovabili e sull'idrogeno verde, da ottenere grazie alle biomasse dei boschi. Oltre 30 comuni umbri hanno creduto nel progetto promosso da Panicale e Piegaro e che sicuramente non manca di ambizione. Nel lungo termine vorrebbe utilizzare il legno come prodotto rinnovabile per ridurre l'anidride carbonica, garantire una rendita sostenibile della gestione dei boschi, puntare sulla qualità della vita come attrattore per turisti e nuovi cittadini. Gestire in modo sostenibile e utilizzare in modo efficiente le risorse naturali, questo ci chiede l'Agenda 2030. La risposta per ora non è stata all'altezza, con molte risorse inutilizzate sulle pendici di colline e montagne ed altre sprecate diversamente tra condotte obsolete e sistemi di irrigazione arcaici. Basteranno altri 7 anni di eventi climatici estremi, crisi energetiche e grave siccità per riprendere quella passeggiata lungo un agevole sentiero ombreggiato?